Un sud che ha bisogno sicuramente di sviluppare, soprattutto per i giovani. Quale può essere il suo messaggio dall'alto della sua grande esperienza? Io già per i giovani vorrei fare per esempio quello che fanno in Francia. L'IVA per i giovani che vanno al cinema non esiste. Fino a 16 anni sono esenti da IVA. E questa è una cosa. Poi bisogna rieducare i giovani ad andare al cinema, ad uscire di casa, non giocare soltanto con i telefonini o guardare i film nei telefonini, ma guardarli in una sala grande accanto a sconosciuti compagni di una sola serata. E oramai da quattro generazioni si genera in tutta la sua magia. Quanto è stato importante nel suo grande percorso il Sud? Il? Sud. Il Sud è importantissimo, prima di tutto per due cose. Uno, perché mio padre era calabrese. Due, perché quattro fratelli di mio padre hanno partecipato alla Prima Guerra Mondiale e sono tutti ritornati per fortuna. E poi il Sud, io mi ricordo che i miei primi lavori parlavano della ferrovia, del raddoppio del binario Salerno-Reggio Calabria, ancora stiamo... l'alta velocità arriva fino a Napoli, a Salerno, ma si è fermata lì. Cristo si è fermato a Eboli, ma questo si è fermato a Salerno. Che cosa c'è nel suo immediato futuro, visto la sua grande forza? Ma noi ci abbiamo adesso, io sto organizzando delle prime con i registi che vengono a spiegare ai giovani il film. Che bello, buona fortuna. Grazie.